George Orwell. L'associazione nasce come politicamente scorretta e chiaramente contro il pensiero unico dominante. Oggi parlare di spiritualità è un argomento controcorrente, soprattutto in un momento storico come questo, dove la società è totalmente svalorizzata. L'uomo non crede più nei valori come la famiglia, la nazione, la comunità, la spiritualità, Dio in generale. L'uomo oggi è consumatore, l'uomo è riconosciuto per quanto consuma. E infatti si riconosce nel trittico nasci, consuma e crepa. Oggi l'uomo non è libero, oggi l'uomo è schiavo delle proprie pulsioni e dei propri acquisti. Come diceva Platone, insomma, nella teoria della grotta, della caverna, oggi l'uomo appunto è schiavo e oggi possiamo dire che ciò che delimita la schiavitù dell'uomo sono le sottili linee bianco-nere verticali del codice a barre dei prodotti che consuma. Passiamo alla presentazione degli ospiti. Abbiamo Simone Carotti, che è il vicepresidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, riferimento del mondo cattolico che promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale, economico e lavorativo. Michele Iozzino, che è il redattore della rivista Antagonista, brillante, coraggiosa e alternativa come il Primato Nazionale. Collaboratore. Poi abbiamo Giovanni Zinni, che è un leader politico di una comunità di uomini e donne a cui lui trasmette ogni giorno passione e competenza e cultura politica. Gianni Alemanno, componente della Fondazione Alleanza Nazionale, ex ministro delle politiche agricole e forestali, ex deputato e sindaco di Roma. Poi abbiamo l'autore, lasciatemi dire due parole per l'autore. Come dicevo prima, Marco è con me l'ideologo dell'associazione George Orwell. Quando un anno e mezzo fa abbiamo fondato l'associazione, l'abbiamo fatto per cercare di affiancare alla nostra passione politica la cultura. Volevamo che appunto la politica non fosse soltanto un insulto, ma fosse piena di contenuti, di argomentazioni e di tematiche. Marco, quindi, oltre a essere un membro della nostra associazione, è un professore, è uno scrittore, è consigliere comunale ad Ancona, ma è soprattutto un nostro grande amico. Grazie. Adesso lascio la parola a Carotti. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento va a Giovanni Zinni e Marco Ausili per l'invito. Io leggo molti libri, ne ho presentato anche qualcuno, ma non sono un addetto ai lavori, per cui l'invito a parlare di spiritualità, tra l'altro il 6 agosto con tutta questa gente colpisce, mi ha fatto molto piacere perché mi dà la possibilità e l'opportunità di dire cosa mi ha colpito del percorso che Marco nel suo libro ci fa fare e le domande poi che ne sono scaturite. Io sono il vicepresidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, che è un'associazione di imprese su tutto il territorio nazionale, la parte Marche, e come dico io è un'amicizia di imprenditori, quindi sono degli imprenditori che si aiutano a fare impresa. Non è che si fanno opere caritative, ci sono anche quelle, ma si fa business, si lavora, ci si aiuta a fare impresa, a partire dagli ideali di etica, professionalità e collaborazione, che sono i valori cristiani del lavoro e quelli su cui poi abbiamo costruito l'Europa. E poi sono un consulente del lavoro di Ancona, quindi faccio buste paga, faccio conteggi e la mia vita lavorativa sarebbe fatta di conti. Ma poi andando a guardare la realtà è evidente che dietro quei conti, dietro quelle buste paga ci sono le persone, ci sono tante situazioni, ci sono tante problematiche. E tra l'altro sono padre di due figlie, quindi la bella confusione, il bel disorientamento che ci abbiamo attualmente è grande. Diciamocelo, abbiamo forzatamente chiuso delle attività lavorative, non siamo riusciti ad aprirle, respingiamo i turisti ma abbiamo il problema dell'immigrazione, abbiamo un'emergenza educativa grossa, abbiamo un'emergenza sanitaria che a parte Covid già è molto problematica e da consulente del lavoro vi dico che abbiamo chiuso l'Italia per mesi e ancora stiamo aspettando la cassa integrazione. Poi c'è il problema ambientale di cui Marco tra l'altro parla bene nel punto 2, nella opera 2 del libro che è diviso in 7 opere. Insomma, il futuro sembra non essere più una opportunità ma un grande problema.
e il circo continua, quindi la vita è un casino. Cosa sta succedendo? Che nel silenzio e nella rassegnazione generale stiamo morendo come popolo, come identità, come cultura. E allora ci sono due modi di guardare la realtà, e qui l'autore ci fa fare un primo passo. Il primo è quello di prendere per buono e subire tutto quello che accade, lamentandosi e pensando che per noi sia un bene. Il secondo è alzare lo sguardo e cominciare a desiderare. Desiderare qualcosa di più bello, di più vero e di più giusto. Non possiamo smettere di desiderare perché la vita è difficile, desideriamo che sia più bella. Nessuno ci ha detto che la vita comincia quando i problemi sono risolti, la vita sono proprio i problemi. E Marco, di qui la spiritualità, ce la rende concreta in un passaggio di sette, quelle che lui chiama opere, che sono ignoto, eterno, misura, parole, silenzio, valore e bellezza. Sono parole rilevanti con significati importanti, ma quello che mi è piaciuto e quello che vedrete leggendo il libro è che Marco ha reso esperienziale la spiritualità, soprattutto in un momento come questo, dove la spiritualità sembra la cosa più astratta che viviamo. E perché è concreta? Innanzitutto perché le religioni, la religione, la spiritualità, soprattutto quella cristiana, che è basata sul fatto di Cristo ed è la sua presenza nella Chiesa, vive e si muove in forma aggregante, in forma comunitaria, ci si aiuta, non più l'individualismo che io ho incrociato in tantissime imprese, ma collaborazione. Poi la spiritualità rimette l'uomo nella sua dimensione giusta, cioè quella che il suo pezzetto d'esistenza non è solo il pezzetto d'esistenza, ma fa parte di un mistero più grande che ha un'origine infinitamente remota e ha un destino molto remoto. Mi viene in mente le persone che costruivano le cattedrali secoli fa, iniziavano a costruirle, mettevano dei mattoni, ma poi non le vedevano finite, perché finivano 300 anni dopo. Ma il senso di quello che avevano fatto loro, delle cose che avevano fatto loro, era comunque molto chiaro, e per questo lo facevano con gioia, proprio perché andava fatto bene già quel primo mattone. Poi Marco afferma che la religione permette che la fatica, che i problemi, il casino di cui parlavo prima non mi sommerga, perché tanti problemi diventano opportunità. E poi cito proprio un passo del libro per capire meglio, che dice: percepire l'eterno significa allargare la riflessione umana e tirare fuori le domande ultime. Ma cosa sono le domande ultime? Le domande ultime sono: perché vivo? Qual è il senso della vita? Qual è il senso dell'esistenza? Da dove vengo e dove vado? E come dice Gianni Alemanno nella sua prefazione, leggo testualmente: non la retorica della spiritualità né il formalismo della religione, ma un'esperienza di vita nuova. Ecco, questa esperienza di vita nuova a me mi colpisce, come Marco è partito dalla spiritualità e ci è arrivato. Perché vita nuova? Perché è una costante che ci aiuta, fatta di persone che ci aiutano a giudicare le cose nella politica, nel lavoro, nella famiglia, ci aiutano a tirare fuori quei valori di cui si parlava prima, Dio, la famiglia, il nostro territorio, ci aiuta a cambiare i giudizi, a cambiare i programmi, in modo che io ricomincio a ridesiderare, a avere quel desiderio di bellezza. Per cui, amici, vi esorto a leggere questo libro tenendo presente che ogni prova che viene dalla vita è per un bene più grande, che la vita comunque non è un problema da risolvere, ma è un mistero da vivere, e che il gusto della vita non è negato a chi sbaglia, perché sbagliamo tutti anche in maniera pesante, ma è negato a chi non c'ha un nesso col destino, a chi non alza lo sguardo e non ricomincia a desiderare. E chiudo con una frase di un carissimo amico di Compagnia delle Opere che ho avuto la fortuna di conoscere, che testualmente è così: non dobbiamo fare cose diverse, ma vivere diversamente ciò che facciamo tutti i giorni. Grazie. Grazie Simone, do la parola a Michele. Grazie, buonasera a tutti, grazie ancora per l'invito a Marco e all'associazione Orwell. È veramente un piacere. È veramente un piacere essere qui a parlare della spiritualità, che è probabilmente uno dei grandi assenti nel dibattito pubblico. Si potrebbe anche argomentare che questa assenza non sia un problema, e che anzi la spiritualità, come ci insegna anche Marco nel suo libro, necessiti di silenzio.
più preoccupante è il modo in cui non riusciamo più ad andare incontro alla spiritualità, al sacro, perché viviamo in un mondo ingombro di materialismo, di prosaicità, di bruttezza. Ancora più preoccupante è la scomparsa di quei valori che dallo spirituale traggono origine. Fin tanto che la spiritualità ha avuto un ruolo attivo nella vita degli uomini, abbiamo visto fiorire virtù come il coraggio, la realtà, lo spirito di sacrificio e quello comunitario. Una bellezza diritta e fiera accompagnava queste virtù. Nei secoli passati abbiamo invece assistito già a un primo deterioramento, a un cambio di segno con l'utile che si andava a sostituire allo spirituale, penso al già al 7-800. Noi siamo messi addirittura peggio, perché al posto dell'utile abbiamo la ricerca di un piacere effimero, di una felicità fine a se stessa, di un facile disimpegno, di cui tutti quanti possiamo constatare gli effetti negativi. Oltretutto, parlare di spiritualità è un compito incredibilmente difficile. La spiritualità è la dimensione del totalmente altro, della totalità che ci supera e che ci ricomprende, del mysterium e del tremendum. È la dimensione dell'irrazionale, dell'ineffabile. Ci vuole un poeta per riuscire a parlarne efficacemente. In questo senso credo che Marco poi magari mi darà la conferma, sia stato aiutato anche dalla sua esperienza poetica nella stesura di questo suo saggio. E vista proprio questa difficoltà nel dire l'indicibile del sacro e della spiritualità, volevo soffermarmi più che altro sulla sua negazione, perché potrebbe sembrare fin troppo scontato che la negazione della spiritualità sia il semplice materialismo, la materia. Ciò è vero solo in parte, perché per quanto opposti, spirito e materia sono stretti in un legame, in un rapporto ovviamente gerarchizzato in cui la spiritualità è il vertice superiore. I termini di questo rapporto si potrebbero anche definire in modo diverso, oltre che spirito e materia, ma anche essere e sostanza, atto e potenza, se vogliamo citare Aristotele, qualità e quantità. Se per materialismo intendiamo quindi quella posizione filosofica per cui esiste solo ciò che è materiale e solo ciò che è materiale e solo ciò che è materiale produce delle cause nel materiale, questo tipo di materialismo non ha ancora la forza di negare ciò che è veramente lo spirituale. Perché è vero, cerca di escluderlo, di confinarlo, di metterlo da parte, però nel farlo dimostra tutta la sua insufficienza, perché è come se ci fosse una rinuncia, un limitarsi a un campo che è quello alla fine della quotidianità, di ciò che è riconoscibile. In fondo, che lo spirituale sia l'inconoscibile, ciò che c'è del razionale, va bene tanto al materialista quanto a chi crede nella spiritualità, se ne traggono solamente esiti diversi. Per avere una negazione della spiritualità, quindi, deve intervenire anche qualcosa di diverso. Ci deve essere un'inversione tra spirito e materia. Questa inversione la possiamo vedere ad esempio nell'invadenza di ciò che è economico nella nostra società, in quel liberal liberismo che è il segno dei nostri tempi, in questo mercantilismo spinto ai suoi eccessi, di un capitalismo che non ha più un freno. Ecco, in questa inversione dell'economico in ciò che è spirituale c'è qualcosa di peggiore di un confinamento alla spiritualità, ma c'è la promessa di una felicità che è solamente materiale. Quindi si inverte il rapporto tra spirituale e materiale. Abbiamo una perversione tra ciò che è sovraordinato e con ciò che dovrebbe essere subordinato. La spiritualità viene detronizzata, non è più ciò che risponde alle esigenze più profonde dell'uomo. Si fa spazio a un'idea di felicità dettata dal comfort, alla portata di tutti, comprabile e sfruttabile. Si dà della spiritualità stessa l'immagine di un bene di consumo e niente di più. Perciò, per ridare un senso, un significato alla spiritualità, dobbiamo pensare in modo alternativo il nostro mondo, il mondo della globalizzazione, perché per attribuire un valore alla spiritualità dobbiamo uscire da qualsiasi logica che pretende di definire il valore come valore di scambio. E già qua, nel parlare di valore della spiritualità, c'è già una piccola rivoluzione, una rivoluzione lessicale, perché si ritorna sul terreno del valore, di un vero valore, di un valore che è qualitativo e non solamente quantitativo, deciso dallo scambio, dalla sua mercificazione. Perché la spiritualità non è scambiabile, non è qualcosa che è equivalente, non è qualcosa di già dato che ci possiamo vendere, scambiare, non è qualcosa che corrisponde a un quantum, ma eccede la dimensione della quantità.
fa parte di quella, della qualità. Per essere tale, la spiritualità deve avere un radicamento e non risponde quindi alle logiche stranianti che sono quelle della globalizzazione. Potremmo anche qui citare e riprendere l'idea di un economista molto famoso, anche di un nostro, che è anche nostro conterraneo, di Geminello Alvi, che vede nel capitalismo una confusione tra spirituale ed economico. Nel suo saggio, in uno dei suoi migliori testi, Il secolo americano, Alvi descrive il modello americano fatto di democraticismo, capitalismo, degli isterismi molarizzanti di personaggi come Wilson, oppure della brutalità di banchieri come J.P. Morgan. Questo modello che intravede nel modello americano, nell'americanismo che si è imposto dal Novecento, vede il modello che chiama nomos dell'area come un prolungamento sulla via del nichilismo di quello schmittiano dell'acqua. E una delle caratteristiche per lui principali è appunto la confusione tra ciò che è spirituale e ciò che è economico. Adesso cito un attimo Alvi: il capitalismo è appunto l'economicizzazione dell'essere felici, confusione tra due campi della vita, loro continuo disordine. Capitalismo è la promessa di comprare la felicità, di quietare l'intellettualità e la moralità di chiunque inondandoli di agi consumabili, di piaceri venduti. È il modo di pensiero per cui diviene istinto certo che quanto era solo spirituale, ossia circolazione di sacrifici tra umano e divino, può essere creato a piacimento dell'economico. Ecco, questa frattura tra spirituale e materiale, questa nullificazione del senso profondo della felicità e quindi anche della vita umana, che sulla felicità si fonda, sulla ricerca, su il voler essere felici si fonda, che hanno lacerazioni incalcolabili, sia a livello individuale, sia anche a livello di quelle che è la nostra società, le comunità in cui viviamo. C'è quindi una frontiera su cui dobbiamo combattere, un conto che è quello dell'essere, del sacro e di ciò che è spirituale, quello spazio che heideggerianamente permette il superamento della spaesatezza in cui non solo gli uomini ma l'essenza dell'uomo stanno vagando. È il luogo del bosco di Junger. Invece sul fronte opposto c'è il campo di quelli che, per dirla come Ezra Pound, ad Eleusi hanno portato puttane, il campo dell'abbruttimento, dello sradicamento, della desertificazione interiore ed esteriore. A tutti noi spetta il compito di scegliere in quale campo vogliamo stare, consapevoli che il campo di ciò che è spirituale è anche il campo della lotta e dell'impegno. E con questo invito anche a un impegno a vivere la spiritualità in un modo profondo, anche in un modo personale, cedo la parola al prossimo interlocutore. Grazie di cuore Michele, veramente. Passo la parola alla nostra guida politica e culturale sul nostro territorio, Giovanni Zinni, grazie. Io, scusate, mi alzo in piedi perché grazie a tutti voi, c'è tantissima gente, sono arrivate altre persone in fondo. Allora io cercherò veramente di ridurre al minimo il mio intervento, anche perché in questo libro di Marco ho avuto il privilegio di poter fare la postfazione, quindi devo dire è un po' difficile partire dalla fine, visto che ancora c'è l'intervento dell'autore e l'intervento prezioso di Gianni Alemanno. Allora cercherò di dare due o tre spunti e per dire innanzitutto che quando abbiamo immaginato questo convegno e con Marco abbiamo fatto un ragionamento di riuscire a fare un'operazione un po' particolare, cioè considerato che ovviamente noi siamo innanzitutto persone che fanno politica, non fanno solo attività culturale, quindi la nostra è una cultura che comunque si finalizza la politica, ma considerato anche che non ci andava di aspettare la fine di una campagna elettorale imminente per fare un'iniziativa come questa, abbiamo voluto cercare di fare un'operazione particolare, cioè quella di prendere questo saggio di Marco, che è un bellissimo saggio alla portata di chiunque, ma che ha una grandissima profondità. Utilizzare questo saggio per fare una sperimentazione politica, cioè mettere intorno a un tavolo persone che hanno una cultura, un portato di militanza, di passione, chi in compagnia delle opere Comunione di Liberazione, chi col primato nazionale e molti di voi che comunque seguono la politica,
ma l'operazione qual è? È quella di dimostrare che in questa mega galassia indefinita della destra italiana, del centrodestra, della destra sommersa, chiamatela come vi pare, c'è la necessità profonda di recuperare una politica che sia forte di un pensiero alle spalle, che non è l'ideologia, che non è l'ideologia. Qui deve essere chiaro, cioè noi oggi viviamo nel 2020 e avere un approccio banale di tipo ideologico, neanche nostalgico, ma semplicemente riproposto tal quale, come poteva essere 20, 30, 40 anni fa, sarebbe un'operazione che non porterebbe la spiritualità a tornare centrale nella politica. C'è la necessità invece di costruire un pensiero forte, riprendere, e qui cito ad esempio una grande bravura di Marco in questo saggio, è che Marco, oltre a essere un cattolico praticante, in questo saggio riesce a fare un'operazione culturale fondamentale, che è quella di tenere sullo stesso terreno di battaglia esistenziale un approccio di tipo religioso alla spiritualità della vita con un approccio di tipo decisamente laico e decisamente comunque millenario ed europeo. Come non citare, ad esempio, in questo saggio ci sono vari spunti che nascono da personaggi che sono stati importantissimi nella cultura della destra in Europa. Cito Alain de Benoist, ma Alain de Benoist a sua volta è una persona che si è formata in maniera importante, ad esempio, anche sul filone della rivoluzione conservatrice, un filone culturale che prese campo dopo la prima guerra mondiale in Germania, che poi fu fondamentalmente stroncato dal regime nazista, ma questo filone della rivoluzione conservatrice è stato un filone che ha animato le destre europee durante quel periodo. In quel filone, ad esempio, un personaggio non molto noto, Müller van der Broek, nei suoi saggi scriveva una cosa molto importante, cioè la conservazione dei valori, cioè il prendere determinati valori dalla storia, e poi faceva tutto un ragionamento sui popoli giovani, i popoli vecchi, ma prendere questi valori non deve essere mai un fatto statico, un fatto di pura conservazione, cioè noi non dobbiamo prendere Dio, patria e famiglia e riproporli in maniera statica, avulsi dal contesto in cui si vive. Bisogna fare un'operazione che lui addirittura definiva cinetica, ma io mi limito a dire dinamica, viva, reale, cioè prendere questi valori e saperli calare in questa realtà. Oggi come non mai questi valori vanno recuperati, senza cascare in tutte le trappole dialettiche del pensiero unico. Oggi parlare di Dio, patria e famiglia si passa per ottusi a livello individuale, si passa per deculturizzati a livello di compagine politica, diventa un attacco di fascismo conclamato, tutta una serie di parole d'ordine che sono, queste sì, fuori dalla realtà. Cioè i principi, io adesso ho banalizzato volutamente per aprirci una sintonia dialettica in questo incontro, ho voluto in maniera provocatoria utilizzare apposta Dio, patria e famiglia, ma ci sarebbe da approfondire molto di più su determinati principi, ma limitiamoci a dire questo: tutto ciò che ha a che fare col sacro, tutto ciò che ha a che fare con la comunità, tutto ciò che ha a che fare con il territorio viene visto come un ostacolo allo sviluppo della tecnica, un ostacolo allo sviluppo dell'economia, un ostacolo anche al semplice scambio culturale. Ovviamente tutto questo è assolutamente falso e non dimostrabile, anzi è dimostrabile il contrario, che spesso ognuno di noi sente un radicamento per la propria città, sente un senso di forte di appartenenza non solo alla propria famiglia, ma magari a una determinata esperienza comunitaria, che può essere un'associazione culturale, un'associazione sportiva e quant'altro.
spesso sente anche la necessità di non darsi sempre le risposte scientifiche, tecniche a ogni quesito esistenziale della vita, ma immagina fortemente che laddove c'è qualcosa che è di inspiegabile, magari c'è Dio da andare a ritrovare e di farsi prendere per mano. Ecco che in tutto questo io oggi sono orgoglioso di stare al tavolo con questi relatori, perché è la dimostrazione concreta che oggi la battaglia non solo non è ideologica, scatolata e preconfezionata, non solo non è la politica intesa come viene intesa oggi, una politica veloce, mediatica, fatta spesso di aspetti estetici e di tempi che non ti consentono l'approfondimento. È la dimostrazione concreta oggi che invece c'è la possibilità di fare questo percorso, di costruire nuovamente generazioni e classi dirigenti su un pensiero politico. La profondità della politica non può essere minata dai tempi della politica. Al massimo la profondità di un pensiero politico può adattarsi ai tempi della politica, ma noi non dobbiamo mai rinunciare a quei grandi principi che hanno tenuto in piedi la nostra identità millenaria e a quei grandi principi che oggi come non mai ci fanno dare risposte nei momenti di difficoltà. Concludo il mio intervento parlando un attimo di Marc Ausili. Io, questo è un incontro culturale e mi rendo conto che adesso farò un qualcosa che è un po' una gaffe, però abbiate pazienza, i tempi appunto della politica non consentono di tacere sull'argomento. Marco, oltre a essere un poeta, oltre a essere consigliere comunale della sua città, il più votato alle ultime elezioni del centrodestra, Marco è innanzitutto un militante della politica che ama mettere insieme pensiero e azione, e questo per me è un grande motivo d'orgoglio, perché io oramai sto raggiungendo i 30 anni di militanza, quindi sono entrato ormai nell'età della maturità politica, e devo dire che mi è capitato non solo di aggregare tanta gente, ma di formare tanti giovani piano piano nel tempo, e devo dire che Marco è quello che mi ha stupito di più, perché di soldati politici capaci di fare politica ne ho trovati tanti, e bravi, che hanno fatto anche i consiglieri comunali e quant'altro, ma Marco ha questa marcia in più di essere un uomo di cultura, giovanissimo, perché oltre ad essere un professore di italiano è appunto un uomo di cultura che riesce a mettere sempre il pensiero al centro della sua azione politica, e questo è una cosa fondamentale in un'epoca in cui tutti vogliono ripulire la politica, ma poi spesso sono sempre i soliti politici a fare politica. Noi oggi lanciamo in Fratelli d'Italia Marc Ausili, candidato alle elezioni regionali. Scusate, ma lo volevo dire. Mi rendo conto che è un po' una scorrettezza rispetto all'incontro che è culturale, tra altre cose l'Orwell è un'associazione in cui c'è anche del trasversalismo, quindi non vorrei urtare la sensibilità di chi ha una mentalità, un pensiero diverso, però ci tenevo a dire questo, perché dopo questo libro Marco inizierà una dura campagna elettorale e noi saremo in tanti con te per dimostrare che si possono avere non solo dei giovani, non solo delle novità, ma delle giovani novità che hanno un profondo pensiero politico e che sono dignitosi rispetto a una grande tradizione politica plurale come quella della destra italiana, che ha tante sfaccettature, tante correnti al suo interno, ma che ha anche una profonda dignità appunto millenaria, e che deve questa identità venire fuori in maniera costruttiva anche nella politica quotidiana. Quindi in bocca al lupo Marco, ma soprattutto grazie di questo libro, perché è veramente un contributo prezioso a chiunque oggi voglia metterci la faccia e fare politica. Grazie Giovanni per queste parole, spero di essere sempre all'altezza di queste parole che dici.
E ora do la parola a Gianni Alemanno. Mi onoro di avere la prefazione di Gianni a questo libro, che già da sola veramente vale l'intero libro, perché è molto preziosa, e vi invito a leggerla accuratamente. Gianni Alemanno. Grazie. Dunque, nel suo intervento Giovanni Zinni è partito dalla cultura ed è arrivato alla campagna elettorale. Però, anche se la cosa sembra un'iperbole, un salto molto ampio, in realtà così dovrebbe essere, perché se uno fa una campagna elettorale e si impegna in politica, non dovrebbe essere mai per un'ambizione personale, ma per una profonda motivazione di valori e una profonda motivazione metapolitica, cioè qualcosa che sta prima della politica. Siamo abituati alla politica politicata e quindi ci sembra tutto questo quasi un'eresia, ma per noi ogni impegno politico, ogni sacrificio politico parte da una motivazione più profonda, e a una motivazione più profonda deve ritornare, perché altrimenti se no la politica diventa un brutto mestiere, difficile, complicato, anche un po' sporco, che non serve a nessuno. Se invece i valori non scompaiono, allora si può fare qualcosa, e quindi non è affatto in fondo sbagliato cominciare anche un percorso di campagna elettorale partendo da un libro e partendo dai valori. Per entrare nell'argomento vorrei partire da questa esperienza. In questi giorni stiamo lavorando con l'ASI, con altri enti di promozione sportiva e di promozione sociale, a un progetto di carattere nazionale, un progetto sociale di carattere nazionale, che ha nel cuore, al centro, l'utilizzo dello sport come strumento contro la tossicodipendenza. Studiando questo fenomeno, che tra l'altro è stato molto tralasciato, non si parla più di lotta alla tossicodipendenza, presso la presidenza del Consiglio il Dipartimento della tossicodipendenza è totalmente fermo e abbandonato, in realtà noi sappiamo, e lo vediamo dai sondaggi, ma anche guardandoci attorno, che la tossicodipendenza dilaga. Ma studiando il fenomeno vediamo che la tossicodipendenza, la dipendenza, non è più solo la dipendenza da una sostanza, da una qualcosa che si assume. La dipendenza è qualcosa di molto più vasto, è la dipendenza che troppe persone sentono per continuare a vivere. Può essere la dipendenza appunto dalle sostanze stupefacenti, ma può essere anche la dipendenza che viene dalla ludopatia, dal gioco, dal gioco d'azzardo, dall'avere comunque un oggetto che si deve possedere, senza il quale sembra che la vita non ha senso. Allora, se questa cultura, che è la cultura dello sballo, che è la cultura della droga, dilaga, qual è il suo opposto? Qual è la cosa che manca? Perché ciò accade? Questo accade perché stiamo smarrendo quelli che un tempo si chiamavano i sentieri dello spirito. Stiamo smarrendo quello che è il fronte dello spirito, che non è solo una professione identitaria. Non basta dire io sono cattolico, io sono cristiano, io sono europeo, magari sentire questa pulsione nel momento in cui c'è un attentato, magari nel momento in cui il fondamentalismo islamico sembra aggredire la nostra religione e la nostra cultura. No, non basta questo. Essere sulla via dello spirito significa aprire una percezione, sentire un'esperienza diversa, un'esperienza che può essere data ovviamente innanzitutto da un'esperienza comunitaria, dal condividere con altre persone qualcosa, una vicenda, dei valori, una battaglia, una lotta, che può nascere dalla natura, dal vivere la natura, dall'arte, dalla cultura, da questi stupendi centri storici che noi viviamo. Ma per poter fare questo, per aprirsi a questo, è necessario avere una predisposizione spirituale, aprire il proprio orecchio, il proprio occhio, la propria spiritualità verso qualcosa che va oltre quello che percepiamo. E il libro di Marco è molto importante, perché questo cerca di trasmettere attraverso i capitoli, le opere di questo libro, quindi l'ignoto, l'eterno, la misura, le parole, il silenzio, il valore, la bellezza, cerca di suscitare questa attenzione, quello che noi abbiamo in qualche modo perso e che dobbiamo recuperare, e che diventa un'energia incredibile che contrasta e che è una via alternativa a quella che è la cultura dello sballo. Io sono un appassionato di montagna,
e essere appassionati di montagna significa avere un certo tipo di esperienza che è molto forte, che è molto carica per chi gli piace ovviamente, e che in qualche modo dà delle emozioni forti. Ma qual è la differenza tra le emozioni forti che vengono a me andando in montagna rispetto alle emozioni forti che può avvenire se io prendo una sostanza stupefacente? Che la sostanza stupefacente mi condiziona, è un meccanismo artificiale. Se io invece vado in montagna devo sacrificarmi, devo mettere in campo la disciplina, devo superare me stesso, e poi il mio spirito si apre e mi fa sentire qualcosa di più e qualcosa che mi carica profondamente. Ecco, questo tipo di suggestione, questo tipo di vita è quello che noi dobbiamo rimettere in circolazione, innanzitutto fra i giovani, nelle nostre comunità, nelle nostre esperienze, utilizzare tutti gli strumenti per aprirci verso una dimensione religiosa, una percezione religiosa che è il vero spinta, la vera spinta per una vita diversa. La religione e lo spirito non è un fatto morale. La morale serve, è un utile strumento per arrivare a questo, ma è innanzitutto una percezione, una esperienza, qualcosa che si vive in profondità. Io sono contento che in questo tavolo ci siano persone che della Compagnia delle Opere, di primato nazionale, oltre che il nostro mondo. Perché? Perché un tempo si diceva e sottolineavano il primo articolo statuto del Movimento Sociale Italiano o di Alleanza Nazionale, diceva: il nostro partito è ispirato a una concezione spirituale della vita del mondo, una visione spirituale della vita del mondo. Ecco, questa è la dimensione che dobbiamo recuperare, perché solo così diamo una risposta a quelle che sono le sfide della globalizzazione. Guardate, la globalizzazione, l'impoverimento che stiamo vivendo, le difficoltà, la stessa disagio che stiamo vivendo in questa fase col Covid, ha tante motivazioni sociali, economiche, identitarie, globali. Ma il primo elemento è il materialismo, cioè il materialismo che ci viene imposto, per cui tutta l'esistenza viene mercificata, ogni cosa non ha più un valore in sé, ma ha un valore nella misura in cui diventa una merce, è una merce che si deve scambiare, che si deve comprare, che si pensa di possedere. Io voglio avere uno spirito artistico, compro un'opera d'arte, spendo una cosa e nel momento in cui me la porto dentro casa, dentro magari la mia ricca villa, penso di avere una dimensione artistica, ma non è vero niente, perché la dimensione artistica la percepisco magari più passeggiando in maniera molto povera in mezzo a un centro storico che non prendendo, magari rubandomi un'opera d'arte e portandola dentro casa mia. Ed è questo il dato fondamentale, questo che bisogna lottare, questa mercificazione esistenza, questo materialismo che prima di essere un materialismo ideologico è un materialismo vissuto, è una dimensione, un'amputazione che noi abbiamo subito e subiamo ogni giorno. È una grande sfida, gli strumenti sono tanti, si può, ripeto, spaziare tra tante dimensioni diverse, però questa è la realtà, anche perché mi permetto di fare una citazione di Don Giussani. Don Giussani diceva: noi dobbiamo essere il cambiamento che ci aspettiamo di portare nel mondo. Se non cambiamo noi, se non cambia il nostro cuore, se non cambia la nostra vista, il nostro modo di vivere, la nostra esistenza, è ben difficile che cambiamo e miglioriamo il mondo. E guardate che se non c'è questo cambiamento antropologico delle persone, è anche difficile cambiare la società. Noi ci guardiamo attorno, vediamo tanti difetti, tanti problemi, studiamo soluzioni tecniche, studiamo varie realtà. Ma c'era qualcuno che tanti anni fa ha detto: non di programmi abbiamo bisogno, ma di uomini nuovi, di uomini e donne nuove, di persone nuove. Perché?